Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto l'after patch ragazzi, per moddare il Brigade. Allora, l'after patch l'hanno trovata gli americani, io raga ho portato il metodo migliorato, quindi mi reputo il founder dell'after patch. Quindi a questo punto se qualcuno vuole riportare il video come l'ho fatto io, mi metta la chiocciola. Se invece volete farlo come altri, se vi riesce, benvenga. A questo punto possiamo iniziare con i requisiti. Allora ragazzi, come requisiti ci serve la base operativa con il Bogdan, e ripeto, solo il colpo Bogdan fatto pronto da fare. A questo punto ci serve il Freak Shop con il Brigade già sbloccato all'interno, quindi fare la prima dose, le 6 missioni. A questo punto per Old Gen ragazzi servirà il bunker con l'autofficina. Invece per chi giocherà da Next Gen servirà semplicemente il Carmit. Poi per tutti quanti serve il Knight raga con il B3 pieno di veicoli, con all'interno almeno un veicolo da sacrificare nel primo slot. E come ultimo requisito fondamentale raga, il nostro amico che ci dona mano deve stare all'interno della lobby con noi, e parliamo di una lobby pubblica con più di 15 persone all'interno, se no il glitch non funziona raga. A questo punto possiamo iniziare con il glitch raga. Quindi dobbiamo entrare all'interno della nostra sala di controllo della base operativa in modo tale da avere il tabellone con il colpo Bogdan davanti da fare. A questo punto clicchiamo una volta freccia destra e iniziamo a premere ripetutamente il menu di pausa o touchpad. Come vedete raga, sentirete il beep sotto perché dovremo riuscire ad aprire il menu nella schermata di caricamento. Se azzeccate bene il timing vedrete che ci riuscite. Quindi freccia destra, premete ripetutamente il menu di pausa finché non riuscite ad aprirlo. A questo punto andate ad avviare un'attività raga di Simeon, che la trovate nella categoria missioni. Una volta che siamo sulla categoria missioni andiamo ad avviare ragazzi questa attività inseguitori 2. Una volta che abbiamo avviato questa attività e siamo all'interno della lobby ragazzi, semplicemente dobbiamo quittare l'attività. E appena la quittiamo raga dobbiamo iniziare a fare la stessa cosa, aprire e chiudere il menu di pausa ripetutamente finché non ce lo apre. Appena ci apre il menu di pausa ragazzi abbiamo fatto praticamente il glitch. Quindi iniziamo a diciamo spammare il tasto di pausa, come ben vedete ce lo aprirà subito ragazzi. Ascoltatemi bene, a questo punto appena chiudete il menu di pausa spammate freccia destra come dei cani ragazzi. E come ben vedete possiamo fare sbada bam, avremo mergiato il caso Bogdan Simeon, perché come ben sapete il caso Bogdan è di Lester, e quindi abbiamo fatto il primo step ragazzi. È la parte più complicata questa, che poi neanche così tanto dall'after patch raga. A questo punto una volta che siamo qua dobbiamo fare entrare un nostro amico all'interno dell'attività, che deve essere già con voi dentro la lobby ragazzi. Quindi raga lo invitiamo dal telefono, quindi dal menu del gioco, non da PS e non da Xbox, se no raga non riuscirà a entrare e rimarrà buggato in un caricamento infinito. Quindi a questo punto, quando siamo alla selezione dei veicoli, raga, andate a cercare il Brigade. Se avete un sacco di veicoli, vi consiglio all'inizio del glitch, raga, di chiamarvi tipo una BMX, che è un veicolo con la lettera B, in modo tale di essere già poi sulla categoria B e far prima a trovare il Brigade. Io comunque sia, l'ho trovato lo stesso senza stare a fare quello step. Quindi a questo punto, avviamo l'attività. E una volta raga che saremo all'interno dell'attività, gli diciamo al nostro amico, mi raccomando deve farlo lui non noi, di quittare l'attività semplicemente aprendo il telefono, facendo AXA o X quadrato X raga, se giocate da PS è indifferente. E una volta che quittiamo l'attività dovremo spawnare poi in una sessione. Il caricamento sarà un po' lungo, ve lo dico, è normale, io ora ve lo velocizzo.
Come capiamo che stiamo facendo tutto nella maniera corretta, raga? Perché se stiamo spawnati con il Brigade come veicolo personale, raga, siamo a cavallo. E adesso andiamo a trotto verso il nostro Knight, ragazzi, con il veicolo personale Brigade. Quindi a questo punto, dopo essere morto circa 18 volte giù dal Monte Ciliad per scendere nella stradina e prendere il Brigade, siamo arrivati davanti al Knight ed entriamo nel piano B3. Andremo a fare la sostituzione del veicolo, come vi ho detto prima, perché il B3 deve essere pieno di veicoli, con almeno uno da sacrificare. Io sacrificherò il veicolo nel primo slot, quindi anche voi mettete il veicolo da sacrificare nel primo slot, raga. E una volta che facciamo la sostituzione, mettiamo il Brigade nel primo slot, raga, direi sbadabam, perché noi così abbiamo creato un magic slot assurdo, un posto magico che ci permette di montare il Brigade all'infinito. Qualsiasi veicolo andremo a comprare sopra quello slot, sopra il Brigade, sopra nel numero 1 del B3 del Knight, raga, il Brigade dentro a Freak Shop cambierà. Si muterà come la macchina che compriamo sopra il Brigade che sta nel B3. È una cosa assurda. Quindi andiamo a moddare il Brigade. Chi è da Next Gen, raga, ha finito praticamente il glitch. Allora, basta che chi è da Next Gen, che gioca con la nuova versione, quindi ha il Car Meet funzionante allo Santos Custom giù in fondo, raga, è semplice: andate dentro al Car Meet con un amico, comprate il veicolo moddato da un amico e lo comprate sopra al Brigade del B3, quindi nel primo slot del piano B3 del Knight. In questa maniera, raga, il Brigade del Freak Shop prenderà le modifiche del veicolo che ci avete comprato sopra. Ve lo giuro, è così. Adesso, per chi è da Next Gen, raga, andremo a fare il car to service in solo. Quindi ci dirigiamo dal nostro bunker, raga, e semplicemente dobbiamo fare un piccolo step. Entrare all'interno di esso, quindi dentro al bunker, e riuscire come tutti i car to service. E una volta, raga, che abbiamo fatto questo step, possiamo dirigerci verso la nostra autofficina, o con un veicolo personale, o con un veicolo speciale, col teleport, un po' come vi pare e piace. Quindi adesso scegliamo il veicolo da cui prendere le modifiche. Io lo voglio fare rosso, ragazzi, mi sento tutto natalizio questo pomeriggio, e semplicemente andremo a cliccare freccia destra per fare una modifica. Una volta fatta la modifica, torniamo indietro e mettiamo il veicolo a posto. Adesso ci cerchiamo Tony, ragazzi, per richiedere un'attività. Mi raccomando, bisogna che avete fatto l'allestimento del bunker, perciò. E poi dovremo interagire con la radiolina di questo muro. Allora, ragazzi, come ben vedete, se ci avviciniamo in alto a sinistra, ci darà schiaccia freccia a destra per usare la radio. Quindi cosa facciamo noi? Andiamo a chiamare Tony. E appena richiediamo l'attività che vedete in alto a sinistra, clicchiamo AUX per accettarla. Dopodiché, raga, spammiamo freccia destra per interagire con la radio. E a questo punto ci stiamo fermi in questa schermata finché non ci darà il timing dell'attività di Tony. Perché dopo l'ultima patch non compare più il timing. Questo è l'unico modo funzionante. Quindi, raga, adesso andiamo a moddare il veicolo del cliente, che semplicemente ci basterà avvicinarci vicino e cliccare una volta freccia destra, amici miei. E quindi sbadabam, moddato in veramente poco tempo il veicolo dei civili. Quindi adesso che facciamo, raga? Ci stussiamo le palle 14 minuti perché dobbiamo aspettare il timing. Intanto, raga, vi invito a lasciare un like al video, condividere e aiutarmi a far crescere questo canale. Questo è l'unico modo per aiutarmi, raga: i like, i commenti e condividere i video. È gratis e non vi costa nulla. Quindi finalmente, una volta passati questi 14 minuti interminabili, ragazzi, alle 4 del mattino, cosa facciamo? Andiamo a comprare il veicolo, come vi ho detto prima, per Next Gen. Andiamo a comprare il veicolo sul Brigade che sta nel piano B3 del Knight, ragazzi. E in questa maniera avremo moddato il nostro Brigade.
Quindi, come vedete, vado sul light, sovrascrivo sopra il brickade, raga. Voi, se poi non vi piace più questo colore, potete farlo di un altro colore e sovrascrivete sul veicolo che sta nel primo slot. In questo caso, per me sarà una penombra poi. Quindi, una volta comprato, raga, cosa facciamo? Aspettiamo che ci arriva il messaggio che è arrivato il veicolo all'interno del garage. E dopo che è arrivato il messaggio, possiamo andare a chiamare il nostro laboratorio di acidi, il nostro brickade. Intanto ringrazio Red per avermi fatto compagnia, avermi aiutato fino a tarda notte per portare questo metodo. A questo punto usciamo dalla nostra auto officina e andiamo a richiedere il laboratorio di acidi. E a questo punto posso dire, ragazzi, che abbiamo finalmente finito. Quindi tiriamo uno spada bam, ragazzi, simbolico. Guardate che bomba che ha questo brickade, tutto bello rosso. Come ho già detto, mi sento in natalizio quest'oggi. E niente, raga, questo è il glitch. Spero di essere stato chiaro dello spiegarvelo. Ringraziamo Red per l'aiuto. E raga, alla prossima. Bella, raga. Spada. Da boom.